Ben ritrovati amici lettori. Oggi vi parlerò dell'ultimo libro che ho letto, che è un libro famosissimo perché è proprio il capolavoro, considerato il capolavoro di Paolo Coelho, ed è ovviamente già magari molti di voi l'avranno capito, L'Alchimista. Eccolo qui. Questa è l'edizione che ho io, che è edito dalla Bompiani, e vi devo dire una cosa, a me è piaciuta tantissimo proprio già la copertina, perché è veramente invitante, diciamo, è molto colorata e poi ho trovato geniale anche il fatto che aprendolo. Dentro c'è proprio come se fosse una cartina con il percorso proprio che è appunto Santiago, il protagonista, questo pastorello che però appunto sa leggere e scrivere, insomma, questo pastorello un po' sui generis compie per trovare il suo tesoro. E per l'appunto parte infatti da Tarifa. Ci sono proprio tutte le tappe, c'è Tarifa, c'è Tanger, perché poi appunto arriva in questo porto arabo, quindi lascia la Spagna per andare appunto nel mondo arabo perché in sogno gli è apparso appunto un tesoro, quindi gli è apparso un tesoro in sogno, ha sentito proprio il dovere di seguire il suo sogno, di seguire la sua leggenda personale, che è proprio il leitmotiv, potremmo dire appunto, di tutto il libro, la leggenda personale, il compimento proprio del proprio destino, diciamo, cioè prendere in mano il proprio destino, non lasciarsi fuorviare dalla vita che spesso appunto ci allontana dai nostri sogni, e credere fino in fondo nei nostri sogni, appunto, e quindi poi raggiungerli. Il percorso naturalmente di Santiago sarà un percorso anche un po' accidentato, avrà diverse avventure, conoscerà tanti personaggi, fra cui appunto l'alchimista, che è un uomo misterioso, molto importante, che sarà anche lui molto importante, così come un re che aveva conosciuto in precedenza, anch'esso misterioso e anche magico. Ed è un libro che è molto affascinante perché è una sorta di favola, però ed è appunto molto particolare anche perché è una favola in cui si mescola, diciamo, l'elemento della magia, l'elemento anche della scienza, quella più però vicina appunto alla magia, qual è quindi l'alchimia, trasformare il piombo in oro, tutti questi studi volti a trovare l'elisir della vita, quindi una branca della scienza che è quasi magia, e invece appunto la religione, cioè la Dio, proprio la religione pura, l'amore verso Dio, e quindi è un libro appunto che coniuga questi due aspetti che sembrerebbero invece essere, diciamo, molto diversi fra di loro, li congiunge, li fa stare proprio in armonia, quindi un libro molto particolare, molto bello, molto sentimentale e molto intimo, una favola magica che ci condurrà appunto dall'Andalusia fino alle piramidi. Quindi vi esorto oggi alla lettura assolutamente di Paolo Coelho, nello specifico dell'Alchimista, che vi faccio vedere ancora una volta, e noi ci vediamo presto con la prossima recensione. Ciao a tutti!